Ragazzi, benvenuti in questo nuovissimo video. Oggi ragazzi siamo su appunto Brawl Stars e tra l'altro seleziono Sam perché l'abbiamo visto nello scorso video che ho sbloccato e adesso però voglio sbloccare il bus, eccolo qua. Brawl è raro, quindi facile da sbloccare e io avendo questo box opening ancora da aprire. Vabbè, non voglio aprire questo ovviamente, però voglio aprire, eccolo qua, nella stagione precedente. Andiamo ad aprire tutte queste casse fino alla soglia, vabbè, 50 penso. Vabbè, finché non lo troviamo, se no ci fermiamo. E però queste altre 48 casse le andremo ad aprire un'altra volta con un altro box opening, perché poi ho anche altri due brawler da trovare. E quindi non perdiamoci in chiacchiere e iniziamo a fare questo bellissimo box opening. Allora, vorrei iniziare ad aprire prima le casse enormi. Se c'ho le casse piccole. Ok, iniziamo prima ad aprire quelle piccole. Ok, equipaggiamento. Poi qui abbiamo punti energia. Va bene. Altri punti energia ovviamente si trova poco da queste casse piccole. Ovviamente ragazzi, iscrivetevi al canale, lasciate like, commentate qui sotto nei commenti se avete mai fatto un box così grande, perché secondo me è uno dei più grandi. Non è da dire. Ok, penso che abbiamo finito le casse, ok. Quindi apriamo questi qua enormi. 4 skip? No, pensavo fosse luminoso. Però abbiamo trovato quei gettoni, quindi non è così. Di nuovo 4 per i gettoni. Ok, cassa enorme qui. Skip luminoso, raga. Skip luminoso. Vabbè, facciamo aprire a Mattia. Vai, Mattia, vai. Che bello. Gadget di Jakey. Vabbè, questo mi mancava, molto bello. E 30 punti li voglio dare. Vabbè, li do allora. Per portare tutti i brawler arrivano a 9. Ragazzi, voglio farlo, perché così miglioro tutto. Qui abbiamo un'altra cassa, il caricamento della fortuna. No, non niente fortuna. Altri 60 gettoni. No, non da dire Brock. Ok. Allora, prossima cassa enorme. Andiamola ad aprire. Solo 30 monete ci ha dato. Di solito meno sono le monete, più hai la possibilità di trovare lo skip luminoso. Quindi qui 4 skip. Altra cassa enorme. Pensavo ci fosse lo skip luminoso, sinceramente lo voglio trovare al più presto questo bus. Così magari ci farò anche un video dove lo porto magari a parte livello magari 8 o 9, ma dove anche lo inizio a rankare. Così porto diciamo tutti i brawler. Più o meno li voglio portare al grado 20. Intanto ancora niente, non ci esce ancora niente. Però, visto che stiamo facendo questa cosa per trovare appunto Gus, volevo un attimo andare a vedere, andiamo nel negozio. Volevo vedere la probabilità di trovare un brawler raro, quindi Gus. Andiamo a vedere. Allora, per i brawler super rari 1,2 2457, penso che è abbastanza alta. Alla fine lo riusciamo a trovare, dai. Non è così difficile. Quindi andiamo di qua. Dove stavamo? Qua. Ok, cassa enorme. Qui ancora niente. Però credo che ci sono altre casse qua. Poi andiamo di qua. Ok, prossima cassa enorme. Vediamo, 4 skip. Niente. Stiamo accumulando un sacco di oro però comunque. Qui cassa enorme ancora. Però io ho un sacco di gadget e abilità stellari da trovare. Non mi esce nulla proprio. Solo punti energia. Skip luminoso, ragazzi. Lo vado a cliccare. Ed eccolo qua, ragazzi. Lo abbiamo trovato. Gus, nuovo brawler raro. Quindi abbiamo completato tutti i rari. Molto molto chill, molto bello. Quindi andiamo a fare diciamo un riepilogo
di quello che abbiamo trovato, cioè il gadget. Bello, lo andiamo anche a selezionare. E Gus. Gus che tra l'altro ci ha dato un sacco. Oh mio Dio. No, raga, guardate qua, quante missioni. Sconfiggi 20 nemici con Gus, ripristina la salute. Vinci 15 battaglie e gioca 10 scontri in una squadra con Gus. Ragazzi, qui ci vorrà tempo per fare queste 4 missioni. Anche tra l'altro anche altre missioni. E però siamo a buon punto, mancano una settimana, cioè una settimana, un mese per alla fine del passo, quindi penso che farmerò altre casse enormi e quindi direi di andarci a giocare una partita con questo Gus per vedere più o meno se lo so usare come brawler, perché dal Brawl Talk quando l'hanno messo poi l'ho provato anch'io ed è abbastanza bello, è facile da usare. Ed è anche buono. Quindi andiamo a colpire. Eccolo, un fantasmino. Ok, abbiamo segnato, però c'è ancora un fantasma. Ah no, non c'è. E questo mi dà. La ultima mi dà. No, ho sbagliato a lanciarla. Andiamo a killare questo. E ci prendiamo questo che ci dà 1000 di vita, quindi i fantasmini fanno recuperare la vita. Ok, gli ho lanciato, se vedete, a quel Sam, allo scudo, perché gli ho lanciato la ulti. Se la cliccate soltanto mi pare che vi dà lo scudo a voi, se invece la lanciate potete prendere un compagno. Quindi ragazzi, mi è piaciuto questo, diciamo, mini box opening. E voi ragazzi, mi raccomando, lasciate like e iscrivetevi al canale, che noi ci vediamo in un prossimo video. Ciao!